Dal menu principale di Mac Mail vai su Mail e poi su Preferenze. Nella barra laterale seleziona il tasto più per aggiungere un nuovo account. Nella finestra di dialogo seleziona Altro account mail e clicca su Continua. Nel campo Nome digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Su Indirizzo email invece indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare e nel campo successivo la relativa password. Clicca su Accedi per proseguire. Se il client non acquisisce automaticamente i settaggi, compila manualmente tutte le altre informazioni richieste per andare avanti. Su Nome utente inserisci nuovamente l'indirizzo email per esteso della casella che vuoi configurare. Su Tipo di account seleziona la voce IMAP. Su server di posta in entrata digita imaps.pec.aruba.it. Su server di posta in uscita digita smtps.pec.aruba.it. Andiamo avanti cliccando su Accedi. Seleziona le app che si vogliono utilizzare con l'account e vai su Fine. Dalla stessa finestra Account seleziona l'account Aruba appena creato. Poi seleziona il tab Impostazioni server e togli le spunte sulle checkbox Gestisci automaticamente impostazioni di connessione, sia per il server di posta in entrata, sia per il server di posta in uscita. Assicurati che la porta per il server IMAP sia la 993, che l'opzione TSL-SSL sia abilitata e che dal menu Autenticazione sia selezionata la voce Password. Per il server SMTP inserisci il numero di porta 465 ed anche qui assicurati che l'opzione TSL-SSL sia attivata. Controlla che dal menu Autenticazione sia selezionata la voce Password. Infine, clicca su Salva e chiudi la finestra. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio all'indirizzo di posta certificata per verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi a Webmail Pack, raggiungibile dal pulsante in alto a destra del portale www.pack.it, oppure apri una nuova pagina web e digita webmail.pack.it. Autenticati con il nome della casella Pack e la password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta Outlook sia visibile nella cartella Posta inviata della Webmail, in modo da confermare la venuta sincronizzazione della cartella stessa.